casa Inter. In attesa della sfida di domani sera contro il Monza, bisogna segnalare un assist di mercato a Beppe Marotta. Dopo aver lasciato spazio alle varie nazionali, i club della nostra Serie A sono pronti a giocare le rispettive gare del quarto di campionato. A dare inizio a questa giornata ci sarà la sfida tra il Como di Cesc Fabregas ed il Bologna di Vincenzo Italiano. Mentre l'Inter campione d'Italia in carica scenderà in campo domani sera, i nerazzurri, dunque, sono attesi dal match in trasferta con il Monza di Alessandro Nesta. L'Inter, considerando anche i soli due punti raccolti nelle prime tre giornate di campionato dai biancoscudati, ha sicuramente dalla sua tutti i favori dei pronostici, anche se ben consapevole che dovrà prestare la massima attenzione per portare a casa i tre punti. La sfida contro il Monza di Nesta, di fatto, è importante per l'Inter sia per dare un ulteriore segnale al campionato che per preparare al meglio l'esordio in Champions League. Mercoledì prossimo, infatti, i nerazzurri sfideranno in trasferta il Manchester City di Pep Guardiola. Tuttavia, in attesa di queste due gare, in casa interista bisogna registrare un assist di mercato per lo stesso Beppe Marotta. Calciomercato Inter, Soleare scisso con il Salisburgo, occasione per Marotta. Omar Solé, infatti, ha rescisso il proprio contratto con il Salisburgo. Il difensore, dunque, ha detto addio al club austriaco dopo ben 4 anni ed ora è pronto a trasferirsi in un'altra squadra da parametro zero. Il calciatore, di fatto, ha chiuso anticipatamente il suo rapporto con il Salisburgo, considerando che il suo contratto con il club austriaco sarebbe scaduto l'anno prossimo. L'Inter, accostata al calciatore francese già quest'estate, potrebbe dunque cercare di prendere a volo questa occasione di mercato. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, negli ultimi anni hanno preso tantissimi calciatori da parametri zero. Basti pensare solo agli ultimi acquisti, ovvero a Piotr Zielinski e a Mehdi Taremi. Nel frattempo, però, Simone Inzaghi è concentrato solo sul match contro il Monza, visto che una vittoria sarebbe davvero fondamentale per il prosieguo della stagione interista.